La legge si applica a prescindere. Non ce ne frega nulla che uno sia nero, bianco, giallo, arancione, cristiano, musulmano, ebreo. Se stai in un posto dove vivono delle determinate norme, quelle norme si applicano. Per esempio, omicidio di Saman Abbas. E lo stavo facendo. Sono stati invocate le attenuanti culturali. Per me questo è una eresia. No, no, ma sono d'accordo su una cosa, e le faccio una domanda. Molte associazioni islamiche oggi, molte comunità, anzi più che associazioni, molte comunità islamiche rappresentano per lei oggi qualcosa di estraneo alla società italiana, cioè dire nell'applicazione soprattutto del rapporto con le donne, nel modo in cui trattano le donne. Ovviamente è quello che emerge, perché poi non può. Allora, io conosco tanti islamici che rispettano le donne senza nessun problema. Ho vissuto nei paesi islamici, paesi estremamente liberi in molti aspetti, e quindi non voglio fare di tutta l'erba un fascio. Ci sono delle culture islamiche particolarmente restrittive, e comunque dal momento che sono in Italia a me non interessa nulla della religione, devono rispettare la legge, punto e basta. C'è un,